Ciao a tutte, ciao suocera. Allora, questa giuro non è una lezione di come si stira, anche perché sinceramente non è che mi piaccia molto e nemmeno per farvi vedere il mio asse da stiro che poverino ha la sua funzione, ma sinceramente non è che lo vorrei vedere molto spesso. Invece ho fatto l'appoggio per fare la tecnica Cluny con l'ago da chiacchierino, il famoso Cluny, che è quella fogliolina che adesso vi faccio vedere. Quindi, per fare questo lavoretto dovrete avere comunque un appoggio che io ho fatto col polistirolo preso dalle confezioni della frutta. Siccome era sottile, l'ho tagliato in due per avere più spessore. L'ho appoggiato e l'ho puntato con gli spilli perché stia più fermo. Quindi adesso procediamo. Ecco, le famose foglioline sono queste. Adesso io ne ho fatte due per prova e una è un po' più piccola, un po' più grassa, l'altra un po' più lunga. In teoria bisognerebbe riuscire a farle uguali per i lavori che si vogliono fare, però come prime due foglioline direi che ho fatto abbastanza bene. Adesso vi dico cosa vi serve. Allora, servono due fili di cotone, questo è il numero 8 e non so, saranno lunghi 50-60 centimetri, uno, e l'altro rimane un po' più lungo perché qua è dove inseriamo l'ago e ci serve un po' più lungo. Poi ci servono degli spilli, spilli così, e un ago da chiacchierino. Adesso io ho preso questo qua spesso perché uso il filo un po' più spesso, ma credo che comunque vada bene qualsiasi tipo di ago. L'importante è che faccia la sua funzione, che adesso andiamo a vedere. Allora, dovete prendere questo filo e posizionarlo sul polistirolo, fissandolo con l'ago così, e il filo lo girate intorno allo spillo così che stia fermo, insomma. Che stia fermo è già un po' difficile, ma per farlo stare fermo mettiamo un altro spillo praticamente per traverso, così. E fate poi attenzione che la punta dello spillo vi va a bucare mentre lavorate la fogliolina. Poi prendiamo l'ago e prendiamo il filo, quello più lungo. E infiliamo l'ago. Così. Ok. Poi questi tre fili li andiamo a sistemare per bene così. Ecco, siano divisi fra di loro. Ok. Ecco, allora ho cambiato inquadratura. E quindi
Adesso dobbiamo tenere questi tre fili che servono da telaietto abbastanza tirati con la mano sinistra e passare l'ago praticamente sopra il filo, sotto il secondo e sopra al terzo e tirare. Poi sotto, sopra, sotto. Così. Poi sopra, sotto, sopra e intanto lo mettiamo a posto. Sopra, sotto. E tiriamo. Sopra, sotto, sopra. E mettiamo a posto con l'ago. Così. Sotto, sopra, sotto. In pratica abbiamo è tutta una questione di sopra sotto sopra sopra sotto sotto sopra sotto sopra sopra sotto sotto. No, sto scherzando, mi volevo inventare uno scioglilingua. Così. È andata avanti e dovete dare la forma della foglia. Cioè, in pratica dovete andare avanti finché la misura della vostra fogliolina vi piace. E continuate. E sistemate. Io adesso vado avanti e poi ci rivediamo quando anche io ho terminato. Arrivando alla fine tiro il filo, questo del lago, e la fogliolina man mano si stringe. Così. Adesso, quando siamo arrivati alla fine, la questione è se voglio fare un'altra fogliolina e magari mettere una perlina in mezzo, tutto va bene, magari per fare un braccialettino solo a foglioline. Se invece voglio fare le fogioline che vanno a raggio, non posso farle naturalmente e quindi dovrò staccare il filo e poi agganciarlo qua di nuovo al centro, di nuovo mettere su quattro fili. E quindi per finire fate passare il lago in mezzo alla trama, così. E poi la sistemate un po' con le dita e la fogliolina, diciamo che è belle fatta. Adesso volevo levare gli aghi, gli spilli per farvela vedere. Spero che si vede.
Quindi se vogliamo agganciarci con un'altra fogliolina possiamo farlo, ma per fare le foglioline diciamo lavorate a raggio dobbiamo per forza staccare il filo e questo è uno degli svantaggi di non fare le foglioline comunque agganciate al lavoro. Ora io credo che agganciate al lavoro in realtà si possano fare. Perché se mentre io lavoro al chiacchierino voglio agganciare una fogliolina nel disegno, nello schema che troviamo anche sul web, possiamo farlo. Perché se io finisco un arco dove c'è il nodino dell'arco, mi aggancio con due fili li abbiamo, che è uno del gomitolo e uno del lago, e taglio un pezzo di filo da 40 centimetri, 30-40 centimetri, lo faccio passare nel nodino e quindi inizio, mi sistemo il lavoro, lo fisso che non, e faccio la mia fogliolina finché voglio. Non so se avete capito, spero di sì. Spero che questo video vi sia stato utile e soprattutto sul web io non ho trovato la spiegazione della fogliolina fatta ad ago ma solo a navetta e siccome io non sono amica con la navetta e lavoro solo con ago ho cercato di trovare una soluzione che sia fattibile perché queste foglioline comunque sono carine. Benissimo, vi saluto e vi do appuntamento a un altro video non so quando, appena ho tempo. E fate pure i commenti che volete sotto, iscrivetevi al mio canale, e cercatemi su Facebook, vi lascio tutti i link e vi lascio anche i due link dei due video che ho già fatto di chiacchierino. Ciao a tutte, ciao suocera!